Xeon. Replica program. Xeon was a puppet, made to replicate my powers. The Keyblade's powers. When Xeon left the organization, Axel didn't stop her. Like he wanted her to go. Axel's probably known about Xeon for some time now, but has kept it from me. Xeon and I are both special nobodies. Xeon was a replica. A puppet. What about me? Am I a puppet too? Xemnas said, Sora was what connects her and me. But who is Sora? And who am I supposed to be? Axel, if he's hiding things from me about Xeon, what could he be hiding about me? Hey, Roxas. Did you find Xeon yet? You know it isn't gonna be that easy. I suppose not. Have you known about Xeon this whole time? No, not the whole time. Since when then? I can't exactly remember when. Didn't get it memorized, huh? Axel, who am I really? I'm special like Xeon, I know that. But the organization wanted me out of the picture. Am I right? Yeah. They did. I guess it's 'cause Xeon copied my powers and the Keyblade's powers. And they didn't need me anymore. And Axel, I guess you felt the same way. You're wrong there. You'll always be my best friend. Best friends are supposed to be honest with each other. Who am I, Axel? Xemnas says me and Xeon are connected to each other through Sora. I don't even know a Sora. Am I a puppet like Xeon? You're different from Xeon. Then why do... Finding out the truth doesn't always work out for the best. What makes you so sure about that? I have the right to know the truth. How did I even get here? Why am I so special? Where did I learn how to use the Keyblade? I hardly know who I am. What is so wrong with wanting some answers? Roxas. I need to know, Axel. Please, who am I? You've just got to trust me, Roxas. I don't. I can't. Roxas! Somebody knows where I came from. If I can't get answers here, I'll get them somewhere else. That'll be the person I trust. I tried. But I have to find out about myself. There's no reason for me to be here anymore.
Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. I would. E comincia a formarsi il dramma di cui parlavo prima. Siamo arrivati a un punto. Roxas è sbarellato. E ci sta, perché giustamente è l'unico nessuno a non ricordarsi chi è. E chi è Sora. Perché come vi ho detto, Lee e Axel sono la stessa persona. Nel caso di Roxas non è così. E giustamente dice, perché non mi ricordo chi sono? Perché non conosco Sora. Se sono un nessuno automaticamente ho connessione con lui. E quindi mo sta cercando questa cosa. Allora, qui ci sono un po' di cose da dire. Come avete visto nella parte sia di ieri e pare che all'inizio di oggi ce l'ha fatto anche rivedere al volo, Roxas durante i suoi primi 6 giorni di vita, almeno così ci viene detto, ha avuto a che fare molto con Xemnas. L'ipotesi, e in realtà non lo sappiamo ancora ora, quindi è un'ipotesi che vi faccio, è proprio il fatto che Xemnas abbia messo mano nella testa di Roxas. Mettendo mano nella testa di Roxas automaticamente ha cancellato, ha spostato proprio dal suo essere Sora, quindi l'ha reso una persona unica. Ma Xemnas ha un potere del genere, non potrei andare oltre perché sennò vi spoilerò. Comunque, il presupposto è che nella vita di Roxas, Sora non è mai esistito. Ed è quello il problema di fondo. Nice to meet you, Shion. Naminé, are you able to see my face? Yes. Then what do you think I should do? What do you want to do? At first, I just wanted to be with Roxas and Axel forever. But then I started to realize that my memories, well, these aren't really even mine, are they? You're not Sora, and you're not Roxas. Your Kairi as Sora remembers her. Boom! Boom, 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 boom. È chiusa. Ha appena dato lo spoiler più grosso che ci poteva dare. Tu sei Kairi, come la ricorda Sora. Ma c'è stato detto che però lei è nata per copiare Roxas. E Roxas come la conosce a Kairi? Andiamo avanti, comincia a diventare seria la cosa. As I remember more of my past, the more I feel the need to go back where I came from. What should I do to go back? So you're going back to Sora? If you return your memories to him, then you will disappear. In exchange for not having your own memory, you're connected through others' memories. So when you disappear, no one will remember you. There won't be any you to remember. For all the powers I possess, I can't keep even one piece of the memory called you connected. I know, I'm ready. Otherwise, I wouldn't be here. I also know that Roxas should be going back with me. But I don't think he would understand. Not yet. I know. Roxas can't feel Sora just yet. Naminé, will you please watch over Roxas once I'm gone? You won't be alone. I asked someone else, too. There just isn't anything else I can do. All right. Thank you. If you're ready, let's go see Sora. Naminé, it's there. The organization has found us. This blasted puppet led them right to our doorstep. Trusting it. I can handle this. Wait! Shion!
Why do I always get stuck with the icky jobs? Icky jobs. Axel. Shion. What are you gonna do? I've decided that I have to go back to where I belong. Well, to be honest, I always felt that was best right from the very beginning. But you know, it still really bugs me. Something about this just stinks. It's for the good of everyone. But how do you know that? Everybody thinks they're right. This is right. Can you be this They're gonna destroy you! Please don't hold back, Axel. Promise. You're too. What's your problem? You both think you can do whatever you want. Well, I'm sick of it. Go on, you just keep running. But I'll always be there to bring you back. Oh, quando è voluto giocarla questa parte in nessun gioco è possibile. Cioè, sarebbe stata una battaglia epocale. Non ce l'hanno mai fatta giocare. Ah, guarda, peccato. Spero che prima o poi la potremmo giocare in qualche remake futuro. Ed eccolo là. Non abbiamo mai visto i piani bassi Xemnas, questa è la prima volta che lo vediamo qua. E comincerà ad avere anche il suo perché. Lacrime. Bene, bene, bene. Non mi faccio né recap né niente perché adesso è tutta una cosa bom bom bom. Cioè, mo cominciamo a fare po' brutto. In questo momento vorrei avere il joypad alle mani e giocare come i pazzi, non volete capire. I think I could go. What a joke. Focus in questa scena. Shion. Thank you. Roxas, I'm out of time. Signore e signori, siamo arrivati al boss finale del gioco. I have to make this choice. You have poured so many memories into me, given me so much that I feel like I'm about to overflow. Look at me, Roxas. Who do you see? If you see somebody else's face, a boy's face, then that means I'm almost ready. This puppet will have to play her part. This is him. Hey, Sora. Vabbè, lasciamo stare che qua cominciano ad esserci un po' di follia. Il fatto che lei possa camminare nel vuoto, poi si crea una barriera in cui possiamo cambiarci pure, perché noi potremmo camminare lì all'interno del gioco per combattere il boss. Cose inesplicabili, però momento potente. This is why I was created. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Questo è uno dei boss più belli di tutti Kingdom Hearts. Peccato, l'hanno reso soltanto per DS. Voglio un remake di questo gioco adesso. Guardatelo quanto cazzo è tamarro, vi prego. Mamma mia.
Cioè, praticamente Sora con tipo un'armatura gigante. Meraviglioso. Che poi questa armatura non ha anche un senso, ma ci torneremo dopo. Non lascio vedere il video che sono di visto. Chiaramente qua con un colpo, perché dobbiamo dimostrare che Roxas è praticamente invincibile, però in realtà mi ricordo che c'era un sacco di vite, ma è una quindicina questo cazzo di coso. E automaticamente, come Shion viene sconfitta, Roxas recupera tutto quello che aveva perso prima. Who are you? Again? It's weird. I feel like I'm forgetting something really important. You'll be better off now, Roxas. Am I the one who did this to you? No. It was my choice to go away now. That than to do nothing and let Xemnas have his way. I belong with Sora. And now I am going back to be with him. Roxas, I need you to do me a favor. All those hearts that I've captured. Kingdom Hearts. Set them free. Kingdom Hearts? Free them? It's too late. You need to undo my mistakes. But you can't let Xemnas have Kingdom Hearts. You can't. Goodbye. Roxas, see you again. I'm glad I got to meet you. Oh, and of course, Axel too. You are both my best friends. Never forget. That's the truth. No! Shion! Who else will I have ice cream with? Focussatevi questo metodo di sparizione, la cristallizzazione. Perché sarà il fondamento della più grande minchiata di Kingdom Hearts 3. Focussatelo, signori. Questa cosa è importantissima. Ed eccolo là. Il pezzo del portafortuna. Shion. How did this happen?
Ultimo giorno, credere. Prepariamo, ci sono altre epicità. Mamma, quanto è bella pure questa parte. Altra battaglia epocale, non ve lo dico nemmeno, signori. Mamma, quando era bella sta battaglia, voglio fare il remake, sicuro, lo voglio il remake di questo gioco subito. Guarda, per queste due battaglie, cazzo. Quando lo ricordo è porta fortuna, così dal nulla. Pam 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 pam. What does it matter? I'm here for you. Why are you trying to stop me? Because I want back the rest of Sora's memories. Sora? Enough about Sora! Do you have some kind of plan? I'll set Kingdom Hearts free. Then everything will be the way it was. She'll come back. And the three of us can be together again. You mean Shion? It's a struggle just to remember the name now. Either way, I can't let you go doing anything crazy. I'm freeing Kingdom Hearts, and I'm going to find Sora. I want Shion back. I want my life back! If you try and make contact with Kingdom Hearts, the last thing you'll get is your life back. The organization will destroy you. Enough! Why? Why do you have the Keyblade? Shut up! Shut up! Boom! Boom! Why don't you quit? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Huh? Get real. Look which one of us is winning. Ed eccola là, la conferma. So it's true. You really are his nobody. Guess Diz was right after all. What are you talking about? I am me. Nobody else. Riku, please. You have to stop him. How many times do I have to beat you? All right. You've left me with no other choice. What? I have to release the power in my heart. The dark power that I've been holding back. Even if it changes me forever. Ah!
Abdol. Poi ecco là che ancora Ansem torna tra noi. Non ce la libereremo mai. Avevo detto che non era stato sconfitto. E ancora. Ancora lo rivedremo, signore. Importante, fate un focus sugli occhi di Ansem stavolta, più che sul personaggio. Diz, he could feel Sora. Oh, he told you how he felt, did he? Miraculous. Nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Did he? Stoppiamo un attimo, stopperei proprio un attimo perché c'è necessità di dirvi due cose. La specialità di Roxas e anche di qualcun altro che più la vedremo, e il motivo per il quale sono appunto nessuno speciali, è la particolarità non che esistono contemporaneamente al loro alter ego, quindi Sora, ma il fatto che loro possano, come posso dire, sentire l'altro, possano comunicare eventualmente con l'altro. Nel caso di Roxas questa cosa non gli è stata possibile, ma vedremo in Kingdom Hearts 2 che ci sarà un altro nessuno che ha questa facoltà come Roxas, che potrà comunicare con il suo alter ego. Ed è fondamentale. Diz questa cosa non l'accetta e l'accetterà più in là, ma per ora vedremo tante situazioni negative a causa di questo suo dissentire su questa frase di Riku, che Roxas poteva sentire Sora. Ed è fondamentale perché nessun altro, nessuno, e certo alcuni che non vi spoilerò, lo possono fare. Ok. Roxas, don't be sad. I came from you and Sora. I am you, the same way that I am Sora. You'll forget me, but the memories themselves will never go away. Memories of you and me will always be together, forever inside him. Giorno 259, il primo giorno di 7. Vi do solo questo spoiler, di 7. Ed è il motivo della sbarra, però la spieghiamo nel prossimo gioco. Vediamoci il finale e cominciamo con le considerazioni come sempre, signori. Another dream about him. Another dream apart. Oh mio, sono già in Norse 2. Vorrei già cominciarlo stasera, ma vediamo. Se mi parte il joypad e non fa cazzate come al solito, lo cominciamo già adesso, signori. Mamma mia, ho le mani che fremono. Maybe today we'll finally hit the beach. Allora, aspettate un attimo, la canzoncina, evitiamo il copyright. Grazie. Perfetto. Signore e signori, abbiamo concluso anche 358/2 days. Ah, ve leggo alla fine delle mie vacanze estive. Me ne mancano solo 7 giorni alla fine delle mie vacanze estive. Questa è proprio la frase in cui comincerà Kingdom Hearts. Boh, non potete sentire un cazzo perché c'è come sempre la canzoncina copyrightata. Considerazioni. Ci hanno dato un botto di nozioni. Praticamente è più importante questo gioco che non Kingdom Hearts 1 e non Legend of Memories. Perché Kingdom Hearts 1 si perde col discorso della Disney e Legend of Memories, abbiamo visto, la parte di Riku, che è praticamente quella importante. Abbiamo conosciuto il personaggio di Shion, abbiamo conosciuto meglio, quindi che già si rappresenta a noi, il personaggio di Axel, e abbiamo visto quanti sono i membri dell'organizzazione, che a quanto pare saranno i nostri nemici.
per qualche motivo assurdo, gli Earthless non sono i suoi nemici. In pratica questa gente che sta nel mezzo, possiamo dirla così, tra appunto la vita e la morte, sta su questa linea sottile, sono considerati nemici perché hanno un piano folle, che è il fatto di accumulare più cuori possibili, quindi senza che quei cuori possano liberarsi, in un grande cuore, in un cuore gigante. Cioè la cosa folle, che sono tanti piccoli cuori dentro di un cuore gigante, quindi l'essenza di Kingdom Hearts. Il presupposto di fondo di questa cosa è che ci verrà spiegata non al 2, non al 3, ma al DLC del 3, quindi praticamente alla parte finale, è il fatto che questo cuore, quindi anche la porta della luce che noi vedemmo in Kingdom Hearts 1, verranno segnate in qualche modo. Quindi ciò che ci è stato detto finora è soltanto una parte, ma è ciò che ci serve per andare avanti. Abbiamo conosciuto il capo dell'organizzazione, quindi il prossimo, quando, che penso, boss che dovremmo affrontare. In qualche modo anche Roxas si è ribellato a Xemnas, lo stesso Sykes, Xibar e compagnia bella sono, diciamo, anche loro parte del piano. L'unico che mi è sembrato un po' sulle sue, anzi, vi direi gli unici, mi sono sembrati un po' sulle sue, escluso Axel, perché come abbiamo visto Axel ha un'identità propria, sono stati Luxord, o meglio Luxord, come lo devo pronunciare, e Demix. Luxord ha detto una cosa molto... contro il potere, quando la situazione, no, tipo il classico i piani alti non si sentono qua sotto, però era una cazzata che non mi è sembrata tanto cazzata. Invece Demix se ne è proprio sbattuta la minchia, ha detto va bene, fino a mappato con un fantoccio, non so che sto facendo qua, sono il mio sitar e ciao. Questi due personaggi saranno fondamentali più là, vi dico soltanto questo. Sincero, non mi ricordavo molte cose di questo gioco, l'ho dovuto riapprendere insieme a voi. In realtà mi ricordavo che ci fosse pure una scena post credit, ma vediamo se c'è veramente, che non mi ricordo se c'è. Mi ricordo che ci fossero due scene del topo, invece non mi è vista solo una. Forse la seconda me la sono flashata, o forse non era qui la seconda scena del topo, era un altro gioco. Voglio far focalizzare su un'altra cosa. Avete fatto caso che Namine, Shion, Roxas, Sora, Riku hanno tutti gli occhi azzurri? Non è un caso, l'ha anche confermato Nomura questa cosa. L'unico che si potrebbe un po' discostare da questo è proprio Riku, gli altri quattro no. Per ora vi faccio soltanto focussare su questa cosa molto carina. E non dimenticatevi chiaramente che Xibar ha visto un'altra persona al posto di Shion, e come vi ho detto non era Roxas. Quante cose open ci sono ancora, mamma. Vediamo se c'è la scena post. In realtà questo gioco avremo ancora da fare una cosa, potremmo leggerci i diari di Roxas. Eccolo là. C'è la scena post.